Siamo venuti alla Basilica Superiore per intervistare Padre Vincenzo Coli, custode del Sacro Convento di Assisi, perché questo è un anno fondamentale per il francescanesimo e per la città di Assisi. Padre Vincenzo Coli, un anno particolarmente importante per Assisi perché festeggia l'ottavo centenario dei francescani e poi per questa visita del 17 giugno di Sua Santità Benedetto XVI. Sì, la prima motivazione è l'ottavo centenario appunto della conversione di San Francesco. Conversione non nel senso che non credesse, ma che ha dato una sterzata molto forte alla sua vita dopo l'incontro con il Cristo di San Damiano. Una scelta di Cristo, povero, umile, crocifisso, che poi l'ha portato immediatamente a incontrare i lebbrosi, perché dobbiamo ricordare che nel cristianesimo la vera esperienza di Dio porta ad accogliere l'uomo. E questo credo che sia una motivazione molto forte, molto attuale, e che richiede molta coerenza, no? Da parte di coloro che dicono di credere. Poi la venuta del Santo Padre. Qualcuno diceva che forse veniva, non veniva. Io ero sicuro che veniva. Perché questo? Perché è un anno importante appunto per la spiritualità francescana, ma anche per tutta la Chiesa, perché Francesco è un esempio anche di ritorno a Cristo, di ritorno al Vangelo. Il Papa ha delle splendide intuizioni e ci ha comunicato appunto che sarà qui tra noi il 17 di giugno. È un caso particolare, saremo in pieno svolgimento del nostro capitolo generale elettivo, per cui un motivo in più per godere e per esultare di questa sua presenza, nella speranza che ci aiuti ad approfondire ancora il carisma di per sé molto ricco di Francesco. Ecco, lei ha ricordato come è cambiato, diciamo, ha cambiato un po' anche la storia questo esempio di San Francesco. Ha una sua attualità, ha oggi ancora una forza di insegnamento importante nella società moderna? Sì, l'unica difficoltà, inizio così a rispondere a lei, è che ha preso molto sul serio Cristo e il Vangelo. Per noi che non siamo abituati a fare tante scelte forti, chiare, può creare una difficoltà. Dall'altro io credo che probabilmente non ci sia di meglio a giro anche nel mondo cristiano. Perché? Perché c'è una visione, un concetto di Dio straordinariamente bello nelle lodi di Dio Altissimo, un concetto anche del creato come un valore intrinseco in sé, oltre che un valore che rimanda a un altro valore, no? Del Dio e il sole porta significazione. E poi una concezione dell'uomo chiaramente come creatura, però nella sua altissima dignità di somiglianza e immagine del Figlio che sarebbe venuto. Questa è un'intuizione straordinariamente bella, cioè il Natale ci sarebbe stato anche senza il peccato. Senta, un'ultima considerazione. Questa visita del Papa, la visita di Benedetto XVI, un grande professore, no? Questo attuale Papa, è un po' un riaccostarsi a una originarietà del mondo della Chiesa rappresentata da San Francesco? Beh, il Papa in qualche intervento che ha fatto ricordando Francesco l'ha indicato come anche un esempio di conversione a Cristo, al Vangelo, ma anche come un esempio di come si dovrebbe annunciare il Vangelo. Francesco che cosa ha fatto? Ha vissuto, infatti nella nostra spiritualità il primo messaggio è la vita, secondariamente le parole, ma che devono essere poi in sintonia con la vita. Perciò deve essere fatta un'evangelizzazione per contagio, per irradiazione, come ha fatto anche Chiara. E poi, dice Francesco, quando il Signore lo vorrà, anche annunciando con la parola, con gli scritti, che siamo cristiani, che crediamo in un determinato Dio, ma ben preciso quello del Vangelo, quello del Signore nostro Gesù Cristo. E spero anche che chi ci ascolta, soprattutto i giovani, possano trovare un po' di coraggio, come l'ha avuto San Francesco, di guardare a Cristo, al Vangelo, in un modo più nuovo e più profondo, senza paure, perché nella mia piccola esperienza, limitata anche da peccatore, posso dire questo, che più vado avanti, più credo nel Vangelo, perché è veramente una fonte di vita, e l'incontro con Gesù libera tante energie che l'uomo, ogni uomo ha.